Oggi sono qua per fare una sorta di presentazione di chi sono io, che cosa faccio qua su YouTube, perché ho cominciato, eccetera, eccetera. Infatti mi avete fatto notare che è da 6 anni, da quando ho aperto il canale, appunto, che non aggiorno la presentazione di Cibi is the Way. Quindi partiamo dalle basi. Chi sono io? Mi chiamo Donatella, ho 29 anni, mi sono da poco trasferita qua a Milano, nel bel mezzo della pandemia. Quindi per il momento diciamo che non conosco molte cose attorno a me, non conosco praticamente nessuno, a parte il mio fidanzato con il quale convivo. Fra i miei superpoteri c'è il parlare ungherese, perché mia madre è ungherese. Qui in casa con me non ho al momento alcun animale domestico, ma quando vivevo ancora con i miei ne avevo veramente tanti e continuo a considerarli miei, soprattutto i gatti, visto che per 15 anni ho vissuto comunque con alcuni di loro, altri sono un po' più giovincelli. Quindi diciamo che ho 4 gatti, Chico, Chibi, Charlie e Cersei. Non è un caso che tutti inizino per C, sono leggermente fissata con il dare nomi con la stessa iniziale ad animali della stessa specie. Ad esempio, quando avevo dei conigli li avevo chiamati tutti con nomi che iniziassero con la lettera P. Perché non ho portato i miei gatti qua con me? Perché sarebbe stato un semplice capriccio, una cosa molto molto egoista. Con i miei vivono in campagna, all'aperto, sono dei gatti che sono sempre cresciuti stando all'aperto, hanno il loro territorio, sono abituati a scorrazzare, andare in giro, cacciare, fare quello che fanno normalmente i gatti. Non si sarebbero trovati bene così lontano in un posto nuovo, chiuso, senza la possibilità di uscire in campagna e sarebbe stata una cosa traumatica e non li avrebbe resi felici, quindi. Perché il canale si chiama Chibi is the Way? Beh, il nome è ispirato alla mia gatta Chibi e al fatto che questo nome deriva da una parola giapponese, Chibi, che significa piccolo o piccola. La mia gatta infatti era la cucciola più piccola tra i suoi fratellini perché erano in tanti e la madre non riusciva ovviamente a sfamare tutti, quindi lei era quella che rimaneva più indietro rispetto agli altri, che era cresciuta meno e quindi era proprio molto piccola. E quindi ho pensato di darle questo nome anche perché a me piace tantissimo il Giappone, ne sono veramente innamorata. E se potessi, farei qualsiasi cosa con la mia gatta. Mi ha ispirata veramente in tantissime cose, quindi mi ha ispirata anche ad aprire questo progetto, chiamiamolo così, online. Ho iniziato qua sul canale parlando essenzialmente delle mie passioni. Sentivo il bisogno di volermi confrontare con qualcuno di diverso da me, ma magari con delle passioni in comune. Per questo ho iniziato parlando appunto delle mie tantissime passioni, come ad esempio il fai da te, fare le cose per conto mio, a modo mio, con le mie manine. A me piace tantissimo fare origami, cucire a mano, ma ho anche la macchina da cucire, lavorare all'uncinetto. Prima di questo canale ne avevo un altro in cui condividevo esclusivamente questi miei progettini fai da te. Ho imparato completamente da sola, nessuno mi ha mai insegnato a cucire, quindi non sono maestra perfetta, nemmeno nell'uncinetto, ad esempio. Tutto quello che so l'ho imparato provando e riprovando, sbagliando e rifacendo. Mi piace leggere, fin da bambina, quando ancora non sapevo leggere, fingevo di leggere. Dovete sapere che vendevano i libri con le audiocassette che leggevano appunto la storia del libro, e quindi io mi imparavo a memoria, il nastro e poi facevo vedere ai miei che sapevo leggere, perché giravo la pagina al momento giusto, seguivo tutto e in realtà ancora non sapevo leggere. Però sono sempre stata molto appassionata di storie, in particolare di storie fantasy, ma anche di qualcosa totalmente diverso, come ad esempio i gialli, il crime, in stile però Agatha Christie. Fin da bambina ho guardato i film di Poirot con David Suchet e mi sono completamente innamorata del personaggio e delle storie appunto molto misteriose. Anche se in realtà leggo veramente di tutto, libri, fumetti, saggi, dai classici agli yaoi. Non ci sono mai stata, ma mi piace tantissimo il Giappone. Partecipando a diverse fiere del fumetto mi sono avvicinata sempre di più al Giappone e curiosando mi sono andata a informare sulle tradizioni, ho letto diversi libri, diversi fumetti, guardato documentari, film, anime, eccetera, eccetera, e prima o poi mi piacerebbe
tantissimo poterci andare. Fra le mie passioni possiamo inserire anche il cucinare, in particolare dolci. Sono sempre stata abbastanza portata per cucinare dolci, mi piace mangiarli, quindi mi piace l'idea di poterli rifare per conto mio. Come vi dicevo, a me piace tutto quello che è fai da te, che posso ricreare e fare per conto mio. Mi piace tantissimo nuotare, negli anni ho praticato diversi sport, ma l'unico, tra virgolette, a cui sono rimasta fedele è il nuoto. Mi piace tantissimo stare in acqua, mi piace l'acqua, mi piace la piscina, mi piace il mare, anche se il mare aperto un tantino mi terrorizza. Mi piace stare sott'acqua, mi piace sguazzare, rilassarmi in spiaggia. Io comunque sono cresciuta a Rimini, quindi al mare, ed è sempre stata una parte molto molto importante della mia vita, penso che lo sarà sempre, anche se in questo momento sono decisamente molto lontana dal mare. All'inizio l'obiettivo del mio canale non era esclusivamente condividere le mie passioni e cercare qualcuno con cui condividere appunto tutto questo, ma anche cercare di affrontare un po' la mia enorme timidezza. Ho sempre avuto molta difficoltà a relazionarmi con le altre persone, mi sono sempre sentita un po' a disagio e diversa, perché magari mi ci voleva più tempo per conoscere qualcuno, magari non mi aprivo come tutti gli altri, sono una persona estremamente riservata, sono una persona introversa, quindi ho sempre avuto un po' di difficoltà proprio perché sono sempre stata indicata come quella diversa. E ho cercato quindi di accrescere, diciamo, un po' la mia sicurezza appunto facendo video, e credetemi che per una persona molto timida e introversa non è facile non tanto filmarsi, ma poi rivedersi. È terribile, perché tendi a vedere, giudicare e dire perché ho fatto quel gesto, perché ho detto questa cosa in questo modo, perché ho usato questa espressione. Tendo a essere molto molto dura con me stessa, e negli anni fare video mi ha aiutata veramente tanto, mi ha aiutata a vedermi con occhi diversi, ad essere un po' più clemente e a riuscire ad aprirmi e a dare voce ai miei pensieri, dire la mia, che è una cosa secondo me importante. Io ho molto spesso difficoltà nel rapporto con le persone perché tendo a dire quello che penso e lo dico sempre. A molte persone dà fastidio quando qualcuno è diretto, ovviamente non ho mai mancato di rispetto, non insulto, cerco sempre di dare la mia opinione, di dire quello che penso nel massimo rispetto. Però è una cosa che appunto può dare fastidio, può non piacere. Tendo a giudicarmi veramente tanto, e fare video mi ha aiutato ad accettare un po' più la mia presenza anche fisica, mi ha aiutato appunto a dar voce ai miei pensieri, a relazionarmi con persone che la pensavano anche in maniera molto molto diversa dalla mia. Mi ha permesso di essere un po' più sicura di me anche nella vita di tutti i giorni. E infatti, soprattutto all'inizio, ho dedicato alcuni video alla mia esperienza con la timidezza e anche alle mie disastrose esperienze con le amicizie. Sentivo il bisogno di parlarne con qualcuno che magari non mi conosceva e che non poteva giudicarmi, che magari poteva avere una visione esterna della situazione. E sono contenta che nel tempo quei video, magari non perfetti, hanno potuto però aiutare qualcuno anche semplicemente a non sentirsi sbagliati, a non sentirsi diversi, a non sentirsi soli, perché soli non siamo mai. Non ho soltanto il canale YouTube Cibi's The Way, ho anche un profilo Instagram dove bene o male faccio la stessa cosa, ovvero condivido un po' le mie giornate, i miei pensieri, quelle che sono le mie passioni, cerco di darvi qualche consiglio magari in cucina, visto che cucino veramente molto 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 semplice, oppure se c'è qualcosa che ho letto recentemente e mi sento di consigliarvelo ve lo segnalo. Ho anche un blog, sempre cibistheway.com, in cui faccio la stessa identica cosa, solo che forse mi concentro di più sul ricette e recensioni. Penso che come presentazione generale possa bastare, nel caso abbiate altre curiosità o domande vi aspetto qua sotto nei commenti. Se siete curiosi di seguirmi anche al di fuori di YouTube e magari rimanere aggiornati su quello che pubblico, vi consiglio di guardare qua sotto in descrizione, perché c'è una bella lista di social dove potete trovarmi, come vi dicevo ad esempio Instagram, ma anche il blog. C'è il link per iscrivervi alla newsletter, quindi rimanere sempre informati su che cosa esce su Cibi's The Way in generale, non soltanto sul canale. Vi do dei consigli extra e vi faccio anche delle segnalazioni su eventi o iniziative che
secondo me potrebbero essere interessanti. Trovate anche il mio link da affiliata ad Amazon, attraverso cui potete acquistare ad esempio i libri e fumetti che vi consiglio, quindi sostenere anche questo progetto. Trovate anche un codice sconto per acquistare su Pumpling, sempre affiliato. Voi potete avere il 20% di sconto senza spesa minima e una piccola percentuale andrà a sostenere appunto Cibis The Way. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!